A Ponte d'Era per cambiare passo, prima volta in campionato senza Memusciai, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sarà Zappella nell'inedito ruolo di mezzala a sostituire il capitano biancazzurro. Scalpita il pescarese Alessandro Iacobucci, ingaggiato da svincolato 2 settimane or sono, ma a tre pali dovrebbe essere confermato Stefano Sorrentino, finora inappuntabile. In attacco scontata la conferma di Ferrari e Galano, dal primo minuto anche De Marchi, vedremo. Tre toscani indisponibili, l'attaccante Mouton e il difensore Pretato per infortunio, oltre all'esperto centrale argentino Marcos Speche a causa squalifica. Sistema di gioco 3-5-1-1. Nel cuore del reparto arretrato Shiba, Matteucci e Bakayoko. Sulle fasce Perretta e Milani. In cabina di regia Caponi, Mezzali, Barba e Catanese davanti Benedetti. Alle spalle di Magnaghi, ex Teramo, re dei bomber del girone con 10 gol. Il Teramo ospita invece l'Olbia. Sardi senza mezze misure. 5 vittorie, 8 sconfitte. Un solo pareggio in casa dell'Entella lo scorso 28 settembre, recuperando il doppio svantaggio da 3-1 a 3-3. Settimo migliore attacco con 20 gol e 24 le reti subite. Peggio ha fatto la Carrarese con 26. 3 KO è un successo nelle ultime 4 partite, ma a Siena la squadra di Max Canzi è stata di fatto beffata. Teramo rivitalizzato. Tra Coppa e Campionato 2 vittorie e un pareggio all'Adriatico contro il Pescara. Entusiasmo e voglia di stupire. Ancora diverse assenze per Guidi che, oltre ai vari Cucurullo, Trasciani, Kerematenga, Rossetti e Bois, dovrà rinunciare anche allo squalificato Viero. Al suo posto dovrebbe giocare Fiorani. In attacco Malotti e Rosso a supporto di Bernardotto che, dopo un lunghissimo digiuno, si è sbloccato nel match dell'Adriatico.